raccontare un'opera, un work in progress, sicuramente ti dà la possibilità di svelare un cantiere di idee. Svelare un cantiere di idee è un'operazione tanto intima quanto misteriosa, nel senso che entri dentro la fabbrica di immaginazione di un autore. Noi l'abbiamo fatto chiaramente svelandoci con pudore, però allo stesso tempo dando la possibilità a chi ci ha fatto la gioia di venire a sentirci, di restituire l'idea di quello che è non solo un viaggio fisico, geografico, all'interno di una realtà molto lontana dalla nostra, quale è quella dello Sri Lanka, delle foreste, ma è un viaggio spirituale, nel senso che il documentario deve essere inteso come opera di ingegno in cui c'è la possibilità di mettere in scena la realtà. La realtà esiste solo nella misura in cui noi siamo in grado di riabilitarla. Per cui Verde Elementare, il nostro progetto, è un progetto che racconta innanzitutto le fatiche della rinascita dopo la guerra ed è un progetto che vorrebbe cantare la poesia del creato attraverso le sue forme più piccole. La bellezza elementare in questo senso non è quella che viene decantata attraverso, come dire, l'imponenza dei gesti o dei monumenti, ma è quella che si recupera attraverso i millimetri delle foglie, attraverso i piccoli passi dei bambini. Per cui in questo senso il work in progress può essere utile per far capire anche come il senso poetico delle cose sia, come dire, un argomento talmente debole, ma allo stesso tempo talmente forte che vada sbucciato pian piano, sia che ci sia un regista, che ci sia un direttore della fotografia, che poi ci sia un montatore. Raccontare lo sviluppo di un documentario significa innanzitutto interpretare l'evoluzione di un paesaggio, per cui oltre a esserci le idee, c'è soprattutto un paesaggio in cantiere, nella misura in cui un paesaggio siamo noi che lo vediamo attraverso un finestrino, siamo noi che lo sappiamo far resuscitare attraverso un respiro, attraverso un odore, attraverso una suggestione. Per cui nell'incontro che abbiamo avuto abbiamo cercato in qualche modo di provocare chi c'era attraverso una continua evocazione di qualcosa di estremamente invisibile, ma che se ci si concentra può essere messo sotto forma di immagine. La bellezza elementare è in questo senso, nel progetto Verde Elementare, non un fine, perché non potrebbe essere mai fine né una fine, ma semmai è un percorso. In questo senso allora il paesaggio diventa elemento essenziale, un percorso perché la bellezza elementare è quella che si costruisce attraverso le analogie, è quella che si costruisce attraverso i richiami simbolici, è quella che si costruisce attraverso la lentezza delle immagini, intesa non come durata, ma come capacità di suscitare impressioni. Ecco, più le immagini sono lente, poeticamente, più la persona è in grado, e speriamo che nell'incontro sia emerso, di avere una percezione della nostra intenzione poetica, perché l'intenzione poetica non esiste se non c'è una condivisione, se diventa solo operazione solipsistica dell'autore è un grave imbroglio, oltre che essere purtroppo un danno sterile. Le immagini che ieri ho portato per Panorama in Cantiere volevano esplicitare il concetto che diceva prima Giuseppe, che volevamo spiegare la bellezza elementare. Quindi ci siamo proprio messi a nudo, abbiamo portato 6 minuti di materiale grezzo, anche magari con dei tagli, stop, eccetera, proprio per far vedere come la bellezza si poteva far vedere attraverso la semplicità dei paesaggi, dei volti e dei dettagli. Quindi attraverso questi 3 elementi è anche una fotografia, diciamo, semplice, molto semplice. Volevamo riuscire a far vedere la bellezza della ricostruzione, non attraverso le rovine, ma attraverso la bellezza dei volti, dei paesaggi e dei dettagli. In realtà ero un po' spaventato, poi ho selezionato tutte le immagini del primo villaggio, ho visto che poi non c'era nulla di male neanche nel far vedere il retroscena, per esempio, di un'intervista, perché noi siamo partiti
con Oxfam per fare un determinato lavoro, poi ci siamo diciamo, concentrati anche su delle altre domande della guerra. Quindi io ieri ho fatto vedere questo passaggio da una domanda, Can you talk about war? E come un'intervista si è sviluppata attraverso la forma di dialogo tra due personaggi. Quindi non avevamo nessun segreto e quindi sono rimasto contento anche dopo delle domande che ci sono state col pubblico, perché poi ho potuto proprio spiegare questa tecnica di girare, questo modo di girare. In Panorama in Cantiere, appunto, abbiamo mostrato un po' come tutte le fasi del nostro processo di creazione del documentario. E, appunto, secondo me è stato molto utile far vedere il materiale grezzo per capire un po' come poi in montaggio questo materiale viene plasmato e strutturato per dare un senso poetico. E già nel materiale grezzo comunque l'impronta registica di Giuseppe viene fuori perché la scelta che lui fa è quella appunto di inquadrare volti, dettagli e immagini poetiche che poi si prestano molto bene in montaggio per fare dei raccordi evocativi poetici più che dei classici raccordi sequenziali. Quindi nella giornata del Panorama in Cantiere abbiamo mostrato un po' attraverso questa clip che vuole forse essere l'epilogo del documentario come nasce l'evocazione, come le parole si intrecciano alle immagini e anche alla musica. Ma per noi è stata sicuramente un'esperienza molto bella e utile perché in qualche modo mostrare il nostro lavoro permette poi anche al pubblico che normalmente vede il prodotto finito di capire come tutti i passaggi e tutti i pensieri che accompagnano la creazione di un documentario. Quindi in un certo senso abbiamo visto interesse nel pubblico e voglia di scoprire come si arrivi poi al prodotto finito del documentario, ecco.